Oggi ci troviamo sul tratto tra Foggia e Cerignola della Statale 16, una delle strade più transitate del sud Italia, ma ridotte proprio a strada grulliera. E i disagi per gli automobilisti e i cittadini di queste zone sono davvero tanti. Noi siamo con il presidente regionale di Cittadinanza Attiva, Matteo Valentino. Che bisogna fare? Bisogna intervenire urgentemente e capire da parte di chi ha il compito di manutentare questo territorio, in modo particolare sulla Statale 16, per quale ragione non viene presa in considerazione. Parlo evidentemente dell'ANAS, che a distanza di anni dalla sua realizzazione l'abbiamo vista sempre assente su questo tratto. E la differenza sostanziale poi la notiamo se anziché andare verso Foggia si va verso Bari, laddove la manutenzione è eccellente, a dire poco, sia sulla segnaletica, sia sugli svincoli che regolarmente sono accesi, l'illuminazione funziona, la manutenzione del verde funziona, gli svincoli sono pavimentati, i nostri non sono pavimentati, ma l'erba cresce, si alza, creando ulteriore pericolo per potersi immettere su questa strada. Ecco, tutto questo noi lo abbiamo rappresentato al prefetto, chiediamo un urgente incontro coinvolgendo anche le istituzioni locali, che stranamente le ho viste insensibili a sensibilizzare coloro i quali hanno questa responsabilità di intervenire. Non possiamo più tollerare di accettare un'ulteriore riduzione sulla velocità. Se l'ANAS intende mettere in sicurezza questa strada attraverso l'applicazione di un limite di velocità oggi a 70, se pensa di dare sicurezza attraverso anche gli strumenti messe con l'autorizzazione del comune, della prefettura, ecco, queste soluzioni sono assurde. Non bisogna manco dimenticare che su questa strada, ahimè, nostro malgrado, si è costretti a circolare sul lato sinistro perché il lato destro è completamente distrutto, e quindi tutto questo comporta un ulteriore pericolo per i cittadini. Lei ha paura quando percorre questa strada? Paura sì, perché i camion quando vanno verso Cerignola, i camion sanno tutti che fanno tutti i giorni, dalla parte destra si buttano sulla sinistra, e io che vado dietro me li vedo davanti, ad un tratto devo fermarmi. Quindi è diventata una strada pericolosissima. Pericolosa. Speriamo che la mettano a posto, che fanno qualcosa come si deve. È possibile che noi siamo al terzo mondo qui. Qui siamo al terzo mondo. Dopo Barletta, dopo di là, è tutta un'altra struttura. Andiamo dopo Termoli, è la stessa roba. Noi, sulla provincia di Foggia, siamo al terzo mondo. Il raddoppio del tratto Foggia-Cerignola della Statale 16 avvenne nel lontano 2010. All'epoca sindaco di Stornada era Matteo Silva, che oggi abbiamo qui con noi. Che cosa è cambiato in 14 anni? Sono cambiate tante cose. Io ricordo qui una grande manifestazione in Pompa Magna con il ministro, con tutte le autorità locali e provinciali, ma dopo 14 anni la strada è diventata un colabrodo, è diventata impraticabile, è diventata pericolosissima. Io, diciamo, oggi da cittadino e per il mestiere che faccio, che sono un avvocato, così come tutti i miei colleghi e tutti i cittadini che quotidianamente frequentano questa strada, viviamo una situazione di pericolo costante, perché la strada, diciamo, la carreggiata destra è impraticabile, dobbiamo viaggiare sulla sinistra, si viaggia a velocità elevate per evitare di doversi spostare sul lato destro e quindi incappare in tutte le situazioni e le buche che ci sono. Io personalmente ho vissuto una situazione molto particolare, perché una ditta di traslochi in una di queste grosse buche si è vista sganciare il rimorchio da dietro e fortunatamente non ha causato danni a chi veniva dai lati opposti. Però, insomma, queste situazioni non devono esistere
i modi che causano, diciamo, questi inconvenienti. Già di pericoli ne abbiamo tanti.